Clinica Dentale è una realtà consolidata sul territorio nazionale. Avere delle grandi strutture interconnesse è il nostro must. A partire dalla sua fondazione, si è pensato a un'organizzazione capace di fornire servizi a 360 gradi nel campo della odontoiatria e specialità affini. Non solo cure, ma servizi costruiti attorno alla persona. Sempre più le nostre cliniche tenderanno a distanziarsi dal concetto tradizionale di studio dentistico, perché abbiamo i migliori professionisti con le tecnologie più aggiornate. Perché ogni caso viene discusso in equipe e trattato da specialisti. Perché puoi usufruire di anestesisti per rendere la tua seduta un'esperienza piacevole. Perché se vuoi finire tutto in giornata, siamo convenzionati con alberghi e ristoranti. Perché siamo attenti alla tua integrità attraverso sistemi di sterilizzazione unici nel nostro settore. Perché il nostro call center ti ricorderà la scadenza dei richiami e potrai scegliere la sede più vicina a te. Perché ti siamo vicini economicamente, non solo nei pagamenti. Perché il risparmio è derivato dallo studio dei processi e non fatto sulla qualità dei prodotti. Perché scegliendo noi mantieni posti di lavoro in Italia. Perché siamo aperti anche quando gli altri sono in vacanza. Perché abbiamo fondato una scuola. Se sei unico, non ci sono docenti che te lo possano insegnare. Perché ti aspettiamo quando finisce il tuo turno di lavoro. Perché teniamo al tuo tempo e alla qualità del tuo tempo, con la puntualità e i servizi. Perché i tuoi bambini si sentiranno a casa. Perché siamo abbastanza piccoli per chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Un caloroso saluto ai telespettatori di Telechiara e un benvenuto ai nostri ospiti in studio. Salutaria sono le cose che recano salute, le cose che ci portano benessere. Nello stato di malattia salutaria sono farmaci, rimedi, attività fisica, stati di coscienza indotti. Nello stato fisiologico di salute, salutaria è tutto ciò che ci permette di conservare e di accrescere il nostro stato di benessere. Nella nostra trasmissione cercheremo di individuare, con l'aiuto di esperti, medici, operatori sanitari, psicologi, quali siano i salutari alla nostra portata. Molti sanno che spesso la natura stessa ci offre i rimedi più adatti a curare i nostri disequilibri. In questo ambito gli esperti ci aiuteranno a scoprire la porta di accesso alla cosiddetta vis medicatrix naturae. Così molti altri sono convinti che il medico risieda in noi stessi. La scienza medica in tal caso ci dirà se e come sia possibile accedere a quella interiorità che contiene una vera e propria potenza di autoguarigione. Nella puntata di oggi ci occuperemo della paura, non della paura come reazione fisiologica, spesso benefica, in quanto ci preserva da pericoli per la nostra incolumità, bensì di una paura particolare, del tutto irrazionale e spesso molto nociva, che è la paura del dentista.
La paura è un'emozione sgradevole che induce un atteggiamento di evitamento. Noi rifuggiamo le cose che ci fanno paura. Oltre ad essere vissuta come emozione, la paura si accompagna spesso ad un corteo di reazioni neurovegetative, dalla sudorazione alla vasocostrizione periferica, all'aumento del tono muscolare fino alla paralisi, dal tremore fino a reazioni più importanti come la perdita dei sensi. La paura si mostra con una certa gradazione, dal timore all'apprensione, dalla preoccupazione all'inquietudine, dall'ansia al terrore vero e proprio, dalla fobia al panico. La paura ha una componente protettiva arcaica che innesca reazioni di fuga di fronte ad un pericolo imminente. Spesso il comportamento è condizionato da reazioni del tutto automatiche che prendono il sopravvento su qualsiasi altro comportamento in atto. Il sistema ha la necessità di reclutare nel più breve tempo possibile tutte le condizioni che consentano una rapida reazione di fuga, quindi non c'è tempo per la elaborazione di una strategia razionale e cosciente. La paura irrazionale, come lo è la fobia, è una reazione eccessiva verso un pericolo che per i più viene vissuto come lieve e non esiziale. Si tratta dunque di un errore di valutazione che non si svolge nella elaborazione cosciente. Spesso chi ne soffre si rende conto che la sua paura è infondata. Ebbene, la paura del dentista contiene degli automatismi irrazionali che condizionano il comportamento del paziente. Nella vita succede di dover ricorrere alle cure del dentista, se non per sottoporsi a cure dentali, anche per mettere in atto strategie preventive per contrastare l'insorgenza delle malattie orodentali, che tra l'altro sono tra le più frequenti nell'uomo moderno. La fobia da dentista impedisce di ricorrere alle cure del dentista e quindi provoca un decadimento della salute orale del paziente. Lei ha paura del dentista? Assolutamente no. Sì, non è piacevole. Doloroso? È poco piacevole. Ma sono andate poche volte dal dentista, quindi no, non è che mi fa tanta paura, perché comunque so che si fa per il proprio bene. No, ci vado volentieri. Secondo lei le persone hanno paura ad andare dal dentista? Sì, secondo me sì, perché comunque andare dal dentista si associa sempre il dolore. Ma quelli che sento hanno paura piuttosto del dentista, sì. Avranno paura sicuramente, dubito che qualcuno ci vada volentieri. Sì. Sì, ne sento tanti che hanno paura. Eccoci tornati in studio e vi presento volentieri i nostri ospiti di questa sera. Alessandro Bellin, psicologo, psicoterapeuta. Paola Campanaro, psicopedagogista. Attilio Molino, medico chirurgo odontoiatra. E Alessandro Russo, odontoiatra. Bene, avete visto che le persone temono il dentista. Abbiamo introdotto il concetto della paura. C'è una peculiarità della paura del dentista rispetto alla paura in generale? Alessandro. La paura in questo caso ha a che fare con una paura che viene appresa, cioè non è naturale, nel senso che questo lo possiamo facilmente dimostrare anche rispetto a dei bambini molto piccoli che sono ignari ovviamente di quello, la prima esperienza con un dentista, sono ignari di ciò che gli accade e quindi non hanno nessun timore, nessuna paura rispetto alla situazione a cui andranno incontro. Mentre poi quando avverranno degli eventi, diciamo, di tipo traumatico oppure perché in senso anche vicario, perché magari vedono qualche adulto che ha delle sofferenze durante magari un trattamento oppure sentono delle urla magari all'interno dello studio dentistico da parte di qualche altro bambino, è chiaro che o loro stessi poi proveranno del dolore, è chiaro che lì ovviamente si innesterà una paura e che questo andrà ovviamente a condizionare l'esperienza. Quindi una paura acquisita, non una paura arcaica di quella riflessa che ci preserva dalle condizioni di pericolo. Hanno più paura gli adulti o i bambini del dentista? Paola, secondo te? I bambini temono ciò che non conoscono. Le paure sono molto arcaiche, quindi sono cose antichissime, ataviche, che non è possibile controllare e sono cose istintive, quindi della paura è difficile parlare in senso stretto perché non la puoi controllare, quindi questo vale per il bambino. Ecco, per te che lavori particolarmente con i bambini, a che cosa, che immagine viene associata il dentista nell'immaginario fanciullesco?
Anche qui ha qualcosa che non si conosce, così come il buio, la paura del buio, la paura dei mostri, la paura, tutto ciò che non si conosce fa paura. Ecco, poi il bambino ha poche esperienze, quindi fa fatica ad associare delle immagini o delle emozioni. Vero è che se vede dei cartoni animati, per esempio, non so, parliamo di Nemo, il cartone della Walt Disney, ecco lì c'è l'immagine di Nemo che sguazza nell'acquario di un dentista e si vedono delle scene di otturazioni, eccetera. È chiaro che al bambino si spaventa, ma non è solo questo, è anche la relazione che c'è col genitore, quindi è tutta la paura del genitore che viene trasferita e viene passata al bambino. Quindi... Ecco, questo sarà un aspetto che meriterà di essere approfondito particolarmente. Ecco, invece per i dentisti, è ancora così forte, presente la paura del dentista nella vostra esperienza, dottor Molino? Ma bisogna fare innanzitutto una precisazione fra quella che è la paura appunto atavica, in cui non c'è un evento a cui il paziente può ricondurre l'intervento che sta facendo, da una paura invece motivata specificatamente da un'esperienza precedente o da un racconto, come prima diceva il collega. Io credo che analizzando negli anni l'evoluzione dell'aspetto della paura del dentista ci siano state dei cambiamenti. Ahimè, ho qualche capello bianco, per cui posso anche portare delle testimonianze personali. Una volta la paura del dentista era veramente motivata da interventi cruenti, dove non c'erano degli atteggiamenti da parte dello staff medico di proteggere il paziente dal dentista. Ecco, l'attenzione del dentista nei confronti del paziente su questo aspetto. Io credo che la situazione sia in evoluzione positiva, nel senso che abbiamo visto anche dalle interviste, le persone parlano di paura ma col sorriso sulle labbra, chi faceva il controllo periodico o altro. Io ho iniziato a frequentare l'ambiente odontoiatrico quando esisteva una figura nello studio del dentista che era il tenitore di teste. Cioè, negli studi dentistici c'era una persona, un infermiere particolarmente robusto, che aveva un ruolo fondamentale, che era tenere la testa del paziente quando il dentista lavorava. Non dimentichiamo che in alcuni profondi, sud o nord, non lo so, il dentista, cioè il dente, una volta lo toglieva il barbiere. Certo. Adesso, Alessandro Russo, i tempi sono un po' cambiati, no? Per cui l'attenzione dell'odontoiatra è un po' più... Ecco, secondo te c'è una modalità di quantificare la paura o l'ansia del paziente che si reca nello studio dentistico? Oggi è possibile sicuramente intercettare i pazienti fobici. Ci sono dei moduli che possono essere fatti compilare al paziente quando si reca dal dentista, e questo intercetta appunto il livello, il grado, che può essere addirittura quantificato, di paura non dichiarata inizialmente, ma che poi viene dimostrata dal risultato di questi test. E grazie a Dio oggi c'è la possibilità, con diversi accorgimenti, diverse tecniche, anche con l'ausilio di figure professionali non propriamente di natura dell'ambiente odontoiatrico, di poter condurre in totale serenità interventi anche molto aggressivi, come sono quelli chirurgici, che sono quelli che spaventano generalmente di più il paziente. Ecco, una cosa che ci si può chiedere: come mai tra tutte le figure mediche, che alcune dei quali per la complessità, per la invasività dei loro interventi potrebbero far, diciamo, impaurire di più che altri, come mai il dentista è secondo voi una figura così terrorizzante, almeno nell'immaginario popolare? Secondo te, Alessandro, c'è qualche cosa di caratteristico nel dentista che assume questo ruolo di spaventatore? Assolutamente, io credo un po' come si diceva anche prima, c'è un'esperienza, c'è una vasta letteratura insomma in merito, pertanto le cure odontoiatriche, come spiegavano i colleghi dentisti prima, venivano fatte in modo abbastanza cruente, per cui questo chiaramente poi ha innescato... esperienze che poi rimangono, entrano nel profondo, perché il dolore va a toccare gli aspetti nostri più profondi, più atavici, per cui vengono anche trasmessi, e sono quelli che poi
letteratura comune o anche l'immaginario collettivo attraverso i film, la televisione e quant'altro, è sempre stato purtroppo mal rappresentato perché non andava altro che acuire un po' un pregiudizio, mentre negli ultimi tempi si è lavorato molto insomma in questa direzione, sia la chirurgia stessa o comunque le scienze mediche in quanto per l'anestesia, ma sia soprattutto anche per l'attenzione preventiva che si comincia ad avere. Credo che questo sia un elemento molto importante. Ecco, quindi Paola, che cosa si può fare ad esempio per evitare che il bambino erediti una paura da parte del genitore? C'è un qualche cosa che si deve fare nei confronti del bambino, nei confronti del genitore o di tutte e due? Sì, sia da parte della famiglia è importante avere delle attenzioni e anche da parte del medico, quindi dell'odontoiatra che accoglie il bambino. Il genitore può sicuramente fissare l'appuntamento, per esempio in un orario positivo per il bambino, quando il bambino non è stanco, lo so, la mattina, a meno che non vada a scuola, però la mattina va bene come orario. Può non trasmettergli i suoi racconti, no? Di quando era stato piccolo, di quando ha avuto le esperienze anche traumatiche, ecco, può fare a meno di raccontare, sai, a me è successo, ecco, questo può evitare. Può vestire per esempio il bambino con abiti semplici, comodi, e accompagnarlo in studio dentistico, magari che vada solo un genitore, che non vadano entrambi, perché sennò il bambino pensa che sia una cosa molto grave, molto importante. E un'altra cosa è portare il bambino per la prima volta dal dentista non quando ha male ai denti, ma per fare dei controlli periodici, in modo che la prima esperienza di contatto col dentista non sia quella legata al dolore, ma che sia un'esperienza anche giocosa, dove il dentista presenta anche gli elementi che ci sono all'interno dello studio. Noi pensiamo che la scienza odontoiatrica abbia fatto qualche passo avanti in merito e quindi vediamo l'aspetto della odontoiatria tradizionale, quali misure mette in atto per far vincere al paziente la paura del dentista. Vediamo il servizio. Clinica Dentale è una realtà consolidata sul territorio nazionale. Avere delle grandi strutture interconnesse è il nostro must. A partire dalla sua fondazione, si è pensato a un'organizzazione capace di fornire servizi a 360 gradi nel campo della odontoiatria e specialità affini. Non solo cure, ma servizi costruiti attorno alla persona. Sempre più le nostre cliniche tenderanno a distanziarsi dal concetto tradizionale di studio dentistico, perché abbiamo i migliori professionisti con le tecnologie più aggiornate, perché ogni caso viene discusso in equipe e trattato da specialisti, perché puoi usufruire di anestesisti per rendere la tua seduta un'esperienza piacevole, perché se vuoi finire tutto in giornata, siamo convenzionati con alberghi e ristoranti, perché siamo attenti alla tua integrità attraverso sistemi di sterilizzazione unici nel nostro settore, perché il nostro call center ti ricorderà la scadenza dei richiami e potrai scegliere la sede più vicina a te, perché ti siamo vicini economicamente, non solo nei pagamenti, perché il risparmio è derivato dallo studio dei processi e non fatto sulla qualità dei prodotti, perché scegliendo noi mantieni posti di lavoro in Italia, perché siamo aperti anche quando gli altri sono in vacanza, perché abbiamo fondato una scuola. Se sei unico, non ci sono docenti che te lo possano insegnare. Perché ti aspettiamo quando finisce il tuo turno di lavoro. Perché teniamo al tuo tempo e alla qualità del tuo tempo, con la puntualità e i servizi. Perché i tuoi bambini si sentiranno a casa. Perché siamo abbastanza piccoli per chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Pensa alla libertà, pensa alla velocità, ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800-194-000. La chiamata è gratuita. Come
come prevenire la paura del dentista nel bambino? Allora, sono davvero poche le cose da fare per aiutare i nostri piccoli pazienti ad avere un rapporto sereno e gratificante con il dentista e ottenere una buona collaborazione. Prima di tutto, portare il bambino quando è ancora piccolo, verso i 2-3 anni, magari per accompagnare i fratellini o con i genitori, perché familiarizzi con l'ambiente e con il personale medico. Cercare di portare il bambino per la prima volta, non quando ci sono urgenze o patologie dolorose in atto. Poi portare il bambino in uno studio creato a misura di bimbo, dove possa trovare un ambiente amichevole, sereno, giocoso, dove possa trovare in sala d'attesa altri bambini e altre mamme. Esiste ancora la paura del dentista? La paura del dentista esiste. Esiste ancora, e generalmente il paziente adulto si presenta all'attenzione del dentista con paure legate a esperienze pregresse negative. Qualcuno può avere paura del dolore che può o che ha paura di trovare dal dentista nel sottoporsi alle cure. E qualcuno può avere invece paura nei confronti di quella che è l'anestesia, per esempio. E quindi la natura della paura è varia e il paziente, parlando con il dentista, può comprendere lui stesso la motivazione della sua paura, che tante volte non è chiara neanche al paziente, e in questo modo si riesce insieme a trovare la modalità migliore per gestire la situazione. Cos'è il protossido d'azoto e quali sono gli effetti che dà? Il protossido d'azoto e l'ossigeno sono dei gas che non vengono metabolizzati dal nostro organismo, ma vengono liberati semplicemente con la respirazione. Non sono né irritanti né tossici, anche perché la macchina permette la somministrazione a percentuali controllate e personalizzate, studiate appositamente per l'utilizzo in odontoiatria. La miscela viene veicolata attraverso una mascherina in gomma profumata che viene appoggiata sul naso del paziente e ha l'azione di desensibilizzare le mucose orali, innalzare la soglia del dolore ed eliminare il riflesso del vomito. Il bimbo rimane sempre cosciente, apre e chiude la bocca ed è in grado di rispondere a tutte le richieste del dentista. Terminata la somministrazione, nel giro di 3 minuti il bimbo ritorna completamente padrone di sé ed è in grado di eseguire qualsiasi attività fisica o mentale. Esiste una paura per l'apparecchio ortodontico? Sì, esiste anche la paura dell'ortodonzia e più nello specifico dell'ortodonzia intercettiva, che è quella che riguarda i pazienti più piccini. Le regole sono bene o male le stesse. L'apparecchio fa paura perché è uno sconosciuto, è una cosa che il bambino non riesce a visualizzare e quindi, come ce l'abbiamo tutti, anche loro hanno la paura dell'ignoto. Nella mia esperienza clinica ho constatato che molto spesso i bambini accettano l'apparecchio in maniera molto libera e quasi spensierata. È una cosa che, fortunatamente per noi, questo ci facilita il compito, non è il più delle volte dolorosa, è semplicemente un fastidio, un ingombro che però si risolve nei primi giorni da quando lo si è cementato. Ecco, molto spesso sono i genitori che hanno delle ansie maggiori di quelle dei figli per appunto il possibile fastidio o ingombro di questo apparecchio. Ecco, allora abbiamo visto che i dentisti, gli odontoiatri moderni sono attenti al problema della paura del dentista. Ecco, che cosa fate in particolare? Se il paziente dimostra di essere un paziente pauroso, che cosa fate in pratica, Alessandro, per tranquillizzarlo? Sicuramente è importante creare un ambiente che consenta al paziente di rilassarsi, quindi si agisce più a livello emozionale e spesso e volentieri il rapporto con la propria assistente e il lavoro in sinergia con questa garantisce il raggiungimento di questo risultato. Il paziente apprezza moltissimo un ambiente armonico,
un'equipe che lavora in sintonia, e questo consente sicuramente di creare le premesse per poi condurre le operazioni in maniera molto più serena. Ecco, invece, dottor Molino, c'è una particolare forma di comunicazione che è in qualche modo tranquillizzante per il paziente prima magari di pensare a una situazione vera e propria quando il paziente è in difficoltà? Sì, in effetti la tecnica che usiamo noi è quella di far ridere il paziente. Cioè la prima cosa, il primo obiettivo che io cerco di raggiungere quando intercetto un disagio che può nascere da una paura, da un timore, è quello di rompere la barriera riuscendo a far ridere il paziente, perché già l'atto che il paziente possa ridere significa che la sua attenzione è stata spostata verso un valore positivo della vita. Ecco, gli psicologi cosa dicono al riguardo? Come, una volta che il paziente si manifesta come odontofobico e si dichiara tale, che cosa si può fare per aiutarlo? Intanto, beh, il fatto che si dichiari, come si diceva sì, anche prima, è già un buon passo, direi, perché vuol dire che comunque è disponibile, insomma, ad arrivare in uno studio dentistico, per cui questo è già un'ottima, diciamo, possibilità di partenza e di fare che la cura vada al meglio, insomma. Credo che anche la semplice accoglienza, per esempio, delle segretarie, di come si prende l'appuntamento, questo abbia un valore perché mette proprio agio la persona, quindi tutti questi aspetti di la sdrammatizzazione, no? Quindi anche l'autoironia, che poi dipende anche un po' dalle caratteristiche di ogni singolo medico, che non si deve improvvisare ma deve far emergere ciò che lui è, insomma, e quindi utilizzare gli strumenti che lui stesso ha naturalmente a disposizione, insomma, no? Ecco, per i bambini, Paola, secondo te è meglio che i genitori o un genitore sia dentro la sala operativa oppure che stia fuori? Beh, per i bambini va bene anche se è la prima volta che il bambino va, il genitore può anche star dentro, però poi le volte successive può essere anche gentilmente accompagnato fuori, anche per appunto lasciare che la relazione tra il dentista e il bambino sia una relazione un po' speciale, un momento un pochino speciale per entrambi. Ecco, però poi dipende sempre da bambino a bambino, no? Questo vale anche per l'adulto, però visto che parliamo di bambini, insomma, ci sono bambini che hanno delle difficoltà, quindi che magari sono, non so, iperattivi o che hanno dei disturbi d'ansia o che hanno, sono particolarmente timidi, ecco, quindi cioè, è necessario avere anche un'attenzione speciale, e quindi secondo me anche affiancare o che ci sia una sensibilità da parte del dentista a cogliere questi aspetti del bambino che possa aiutare il genitore a fare un accompagnamento graduale che non preveda soltanto, no, l'intervento odontoiatrico di pedodonzia come in questo caso, ma la salute e il benessere globale del bambino, perché se il bambino è così dal dentista probabilmente è così anche quando deve andare a fare un'altra visita oppure si trova davanti a situazioni ansiogene di altra natura, quindi è la salute globale del bambino che dobbiamo andare a vedere, no, inserito all'interno di un contesto di cura e di presa in carico. Bene, e quindi si intravede un interesse particolare che ha l'odontoiatra, perché lui stesso è cosciente del fatto che è bersaglio di una paura particolare da parte del paziente, per cui il suo interesse è quello di superare o far superare questa paura al suo paziente. Ecco, nel momento in cui il paziente, ecco, una statistica che leggevo è che circa il 50% delle persone comunque che frequentano il dentista vanno con una certa apprensione, ma questo non li limita all'accesso alle cure. Invece per quelli che sono veramente in difficoltà, che cosa si può fare oggi, Alessandro, per il paziente fobico? Oggi, come dicevo precedentemente, è possibile avvalersi della consulenza di persone esterne, quali per esempio anestesisti o sedazionisti, che chiamati per interventi che spesso vengono condotti appunto in team, in equipe, somministrano dei farmaci per bocca tramite gocce o per via endovenosa o inalati. E questi farmaci hanno un'azione immediata e consente di abolire lo stato di ansia. Ecco, diciamo che l'obiettivo principe che cerca di raggiungere il sedazionista e l'anestesista è quello di abolire lo stato di ansia. Perché il paziente ansioso, Attilio, è ovviamente un problema per sé, perché subisce la seduta odontoiatrica in maniera molto stressante, ma lo è anche per l'odontoiatra. Ecco, lavorare in condizioni in cui il paziente è molto allertato. Che cosa fai tu per
vincere questo gap? Allora, a parte il discorso di far sorridere il paziente, perché secondo me rimane comunque la medicina migliore, poi ci si può aiutare se non si vogliono utilizzare dei farmaci, ci si può aiutare con dei rimedi omeopatici, fra i quali i fiori di Bach, nel Rescue Remedy, che è una composizione fatta apposta per le situazioni d'emergenza. E somministrato nell'immediatezza dell'intervento dà la possibilità al paziente di metabolizzare il suo stato di paura, ma di viverlo e di poter fare qualcosa per superarlo. Una cosa che voglio dire, collegandomi a quello che diceva lui poco fa, è il concetto di non fingere, specialmente con i bambini. Cioè l'atteggiamento di faccio qualcosa per non farti pensare a, è quello che fa più paura. Certo. E la finzione, il bambino viene che ti do la caramella, poi si ti faccio dentro, non va bene. Cioè il concetto di mettere in moto un meccanismo per sdrammatizzare è l'errore, perché bisogna pensare, ragionare, muoversi e organizzarsi nel lavoro proprio facendo trasparire che in effetti non c'è nulla di cui aver paura e dare sempre il senso del comando al paziente. Chiedere sempre, io chiedo sempre, cos'è che ti fa paura? Hai paura dell'ago, hai paura di sentire male, hai paura di svenire, hai paura del post intervento? E affrontare quella problematica specifica rassicurando e conquistandosi la fiducia che quella paura che lui ha non è reale, non è vera, magari con un gradiente di piccoli interventi. Infatti dicevamo prima che la paura è anche una componente irrazionale, è difficile razionalizzarla e quindi convincersi o autoconvincersi che la paura non ha motivo di essere, perché è qualcosa che prende il sopravvento in qualsiasi attività appunto stiamo facendo. Quindi la paura è un elemento irrazionale, soprattutto quando supera una certa gradazione di nella scala della intensità, per cui quando siamo nel terrore oppure nella fobia o nel panico, la paura prende il sopravvento ed è anche difficile da razionalizzare, non c'è una possibilità di autoconvincersi che la paura non è niente. Cosa dici, Alessandro? Assolutamente, la paura, come abbiamo già detto, ha a che fare, muove in noi tutta quella che è la parte anche del cervello un po' più primitiva. Pertanto, come diceva prima il dottore, credo che ci siano due elementi che dobbiamo tener conto e che il medico deve tener conto. Uno è l'autenticità. L'autenticità è cioè è poter far emergere quell'emozione che il paziente in quel momento li prova. Quindi che il medico sia in grado di tenere questa, di contenere, quindi l'autenticità è il contenimento di quell'emozione e quindi la guida di cui si parlava prima, credo che siano gli elementi che in qualche modo possono aiutare senz'altro il paziente a uscire da un momento di difficoltà. Molto bene, quindi una sensibilità da parte dell'odontoiatra è richiesta. Ecco, cosa ne pensa, dottor Russo? È una parte difficile che deve associarsi alle capacità tecniche e professionali del dentista? Io ritengo assolutamente sì, ritengo che sia un valore che va ricercato e va condiviso all'interno dei collaboratori che per esempio nel nostro studio vengono valutate anche in funzione della loro capacità di comunicare col paziente e quindi non viene valutata esclusivamente il grado, il tecnicismo per intenderci, ma l'aspetto emozionale, l'aspetto emotivo, empatico, ecco forse il termine più giusto da utilizzare, empatia. Che esprime, esatto, l'empatia che esprime il collaboratore e ovviamente si può valutare soltanto dopo un periodo di apprendimento. Ritengo che questi aspetti ricercati nei collaboratori siano oggi le caratteristiche distintive del nostro gruppo. Ecco, dicevamo prima delle tecniche che servono per tranquillizzare il paziente, per rendere la seduta odontoiatrica più rilassante possibile. Esiste un altro aspetto della odontoiatria, una odontoiatria cosiddetta non convenzionale che cerca di trattare il paziente in maniera completa, complessa, come una entità completa, non focalizzando l'attenzione soltanto sull'apparato dentale e orodentale. Vediamo un servizio interessante. Say the straight man to the late man. I've been
Ecco, abbiamo visto una seduta odontoiatrica veramente rilassante. Ecco, chiunque vorrebbe avere un trattamento del genere. Ecco, sembra più una coccola che una seduta dal dentista. Quindi la sensibilità del professionista è molto importante. È molto importante per individuare la persona in difficoltà, sia una difficoltà lieve, sia comprendere la difficoltà del bambino nei confronti dell'odontoiatra, oppure la difficoltà più importante. Quindi è molto importante la sensibilità del professionista, diciamo, al stato d'animo del paziente, perché se la seduta è stressante per il paziente, ecco, l'odontoiatra come si sente, Alessandro? Devo dire che è indispensabile avere una situazione in cui il paziente si concede al dentista per le cure e non offra resistenza da un punto di vista appunto dell'ansia. E questo consente al dentista di lavorare lui stesso più sereno. Il dentista riesce, se il paziente appunto è tranquillo, riesce a condurre meglio il proprio lavoro, a portare a termine anche trattamenti complessi in minor tempo e con un successo sicuramente più predicibile. Tra l'altro, l'aspetto importante di quello che diceva il collega è questo: il miglior modo per vincere l'ansia è quello di far provare la sensazione piacevole nella seduta attuale. Cioè, il paziente la prossima volta verrà contento solo se oggi ha vissuto un'esperienza positiva. Per cui è il miglior investimento che si può fare, al di là dell'aspetto tecnico, perché è impossibile eseguire una manovra odontoiatrica con una tensione emotiva vissuta o dall'una o dall'altra parte. Ecco, a questo proposito, qual è il tono emotivo dell'odontoiatra? Perché anche il dentista ha una sua interiorità e che quindi partecipa e vive assieme al paziente. Alessandro. Sì, in questo aspetto, trattandosi appunto di cure, colui che cura, in questo caso il dentista, come anche il terapeuta, si fa carico del malessere della persona e soprattutto si fa carico anche della sofferenza, per cui mi chiedo spesso, anche come voi altri dentisti, poi quando tornate a casa la sera, forse passano dei messaggi, dei contenuti che i pazienti stessi vi lasciano a voi, vederli soffrire, sentire anche le loro angosce profonde, eccetera, crea sicuramente anche in questo senso una stanchezza. Credo che sia molto importante, e alcuni, vedo che sempre più alcuni studi medici, dentistici, cominciano sempre più a occuparsi del benessere del dentista. È molto importante che anche il dentista abbia uno spazio, abbia quindi un luogo di lavoro adeguato e che soprattutto riesca a fare squadra all'interno dello studio. Credo che questi siano elementi preventivi. Infatti il ruolo fondamentale, per esempio, è giocato dall'assistente. Ecco, in questo gioco di squadra l'assistente è un po' una mediatrice, se vogliamo, dico uso il femminile perché nella maggior parte dei casi gli assistenti del dentista sono donne, e quindi una mediatrice sia dal punto di vista della comunicazione, per cui della comunicazione del piano terapeutico che ha in mente il dentista, ma anche
una mediatrice dal punto di vista emozionale. Quindi il team odontoiatrico composto dall'odontoiatra e dall'assistente è molto importante nella gestione della emotività del paziente. Ecco, quindi l'assistente, che molte volte sembra una figura di secondo piano, invece è molto importante. No, cosa dice Alessandro? Sì, assolutamente. Infatti nelle cure odontoiatriche spesso accade che il dentista si assenti dalla stanza, per esempio, e in qualche modo il paziente può vivere anche un senso di abbandono, sto parlando a livello molto profondo ovviamente, mm-hmm. e anche quindi che genera delle insicurezze, delle paure, dei timori. In quel momento lì l'assistente gioca un ruolo ancora più importante, perché se va a rinforzare un po' il lavoro o semplicemente spiegando anche quello che sta succedendo, certo, quello che gli è appena stato fatto, eccetera, questo lo rassicura molto, e questi sono tutti dei rinforzi positivi che poi vanno un po' a scalfire quella paura di cui inizialmente parlavamo rispetto alle cure. Ecco, forse il fatto che l'assistente è meno concentrata, per necessità ovviamente professionali, sull'attività tecnica, le permette magari di avere una finestra più aperta sulla emotività. No, dal punto di vista del paziente, la tranquillizzazione dell'assistente ha un valore doppio rispetto a quella del medico. Perché il medico lo vede interessato a tranquillizzarmi, l'assistente invece no. Per cui se l'assistente dice abbia paura, certo, questo non si sente nulla, stia tranquillo, abbiamo fatto tante, vale molto di più, perché agli occhi del paziente l'assistente non avrebbe interesse. Mentre dal medico sì, perché il medico ha l'interesse di fare l'intervento o altro. E vale doppio questa. E bisogna dire anche che il paziente giudica molto spesso il rapporto che c'è tra il medico, bravissimo, e il paziente. Questa è una cosa importante, sì, perché se vede che c'è sintonia, che c'è squadra, si fida che molto c'è di più. L'assistente stessa che stima la figura professionale, ecco che allora si abbandona e lì inizia poi insomma il sodalizio. Ecco, nello spirito di emulazione, secondo voi il fatto che magari i bambini possono entrare in un ambiente tranquillo dove vi sono altri bambini che si sottopongono volentieri alla cura odontoiatrica può essere un elemento importante nella facilitazione a vincere l'ansia da dentista? Paola? Ma non credo che proprio sia il vedere la cura, ma il partecipare in una sala d'attesa attrezzata per loro, sì, questo sì, sicuramente, ecco, il poter condividere un momento ludico e quindi associare qualcosa di piacevole anche al dentista. Grazie, torneremo su questi argomenti dopo un piccolo stacco. Linea alla regia. Clinica Dentale è una realtà consolidata sul territorio nazionale. Avere delle grandi strutture interconnesse è il nostro must. A partire dalla sua fondazione, si è pensato a un'organizzazione capace di fornire servizi a 360 gradi nel campo della odontoiatria e specialità affini. Non solo cure, ma servizi costruiti attorno alla persona. Sempre più le nostre cliniche tenderanno a distanziarsi dal concetto tradizionale di studio dentistico, perché abbiamo i migliori professionisti con le tecnologie più aggiornate. Perché ogni caso viene discusso in equipe e trattato da specialisti. Perché puoi usufruire di anestesisti per rendere la tua seduta un'esperienza piacevole. Perché se vuoi finire tutto in giornata, siamo convenzionati con alberghi e ristoranti. Perché siamo attenti alla tua integrità attraverso sistemi di sterilizzazione unici nel nostro settore. Perché il nostro call center ti ricorderà la scadenza dei richiami e potrai scegliere la sede più vicina a te. Perché ti siamo vicini economicamente, non solo nei pagamenti. Perché il risparmio è derivato dallo studio dei processi e non fatto sulla qualità dei prodotti. Perché scegliendo noi mantieni posti di lavoro in Italia. Perché siamo aperti anche quando gli altri sono in vacanza. Perché abbiamo fondato una scuola. Se sei unico, non ci sono docenti che te lo possano insegnare. Perché ti aspettiamo quando finisce il tuo turno di lavoro. Perché teniamo al tuo tempo e alla qualità del tuo tempo, con la puntualità e i servizi. Perché i tuoi bambini si sentiranno a casa. Perché siamo abbastanza piccoli per chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno.
Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Allora, il professionista odontoiatra quindi ha a cuore che il suo paziente abbia una seduta odontoiatrica rilassante. E questo però talvolta non si verifica perché la fobia raggiunge dei livelli molto forti e quindi talvolta si deve ricorrere ad una terapia farmacologica. È lo stesso paziente che lo chiede. Che cosa c'è che noi possiamo, in sintesi di questa chiacchierata, consigliare al professionista, all'odontoiatra e al paziente? Il paziente deve fare comunque un atto di volizione per essere paziente del dentista, cioè deve rendersi conto e prendersi un po' la responsabilità del problema. Poi magari l'odontoiatra lo può aiutare a vincere la sua paura. Quindi ecco, in sintesi, in conclusione di questa disamina sulla paura del dentista, che diciamo, indicazione, che consiglio potremmo dare sia al dentista che al paziente? Alessandro. Io devo dire che ad oggi non abbiamo avuto ancora pazienti che non si siano fatti trattare. Questo la dice lunga sulle possibilità che oggi abbiamo a disposizione e che mettiamo a disposizione ai pazienti per poter accedere alle nostre cure. I gradi, come abbiamo già detto, sono diversi dello stato d'ansia e quindi le tecniche si adeguano appunto a questa differente tipologia di ansia. Si va dalle semplici gocce di sostanze ansiolitiche fino ad arrivare a sostanze inalate per naso come il protossido d'azoto e fino addirittura alla sedazione sempre di natura cosciente, fatti sempre con ansiolitici per via endovenosa. E questo viene indicata soprattutto nei pazienti a rischio. Questa tecnica ansiolitica è non soltanto indicata nei pazienti ansiogeni, ma anche nei pazienti a rischio, per cui è da vedersi come un trattamento che mette in sicurezza a 360 gradi la seduta odontoiatrica. Ecco, ad esempio, anche nei pazienti non collaboranti, ecco, direi che oggigiorno non c'è più un limite all'accesso dal dentista. Assolutamente no. Ci sono stati dei pazienti che, dichiarando di essere molto paurosi, era difficilissimo addirittura appoggiare lo specchietto in bocca. Certo. Ecco, questi pazienti però in realtà sono stati tutti curati con queste tecniche. Ecco, la fobia da dentista si manifesta non soltanto nella paura di sentire dolore, ma anche in un'altra serie di reattività, tipo ad esempio il riflesso faringeo accentuato, no? Dottor Molino. La mancanza di collaborazione. Prescindere che volevo puntualizzare riguardo a quello che ha detto il collega, la figura dell'anestesista oggi in studio odontoiatrico, certo. Perché è importante dire che l'avvento di nuove molecole che possono essere somministrate per via endovenosa permette di avere una sedazione cosciente, quindi togliendo di mezzo tutte le problematiche che richiederebbero una sala operatoria. Questa novità ha messo a disposizione nel nostro studio odontoiatrico, negli studi che utilizzano questo tipo di collaborazione, l'arma vincente per gestire casi estremi, come appunto diceva il dottore Russo. Ecco, la paura del dentista è di per sé un rischio di accidente cardiovascolare, ad esempio? Cioè sì, la prevenzione, sì. Mi pare che l'orientamento... Addirittura uno dei rischi maggiori che si pone la seduta odontoiatrica è la crisi vagale. Non che tanto, significa? Che significa un rallentamento della frequenza cardiaca che in casi estremi può arrivare fino all'arresto cardiaco, fino alla sistolia. Allo svenimento. Esatto, perché è una condizione difficile da gestire anche per un anestesista. In pedodonzia si usa spesso questo di dedicare il primo appuntamento semplicemente alla conoscenza del bambino, a testare un pochettino la sua collaborazione. Ecco, se dovessimo dare appunto un consiglio pratico al paziente che si sente un po' in difficoltà nella frequenza dal dentista e al professionista, che cosa direste, Paola? Beh,
Il paziente, io mi immagino il paziente piccolino, ecco. Quindi il paziente piccolino, quindi chiaramente. Il complesso genitori. Genitore, esatto, piccolo. Relazione genitore-bambino, ecco, questo sicuramente, oppure anche adolescente, insomma, ecco, che può accedere. Sicuramente poter dire al bambino, tranquillizzarlo, insomma, questo, come dicevamo all'inizio, è fondamentale. Ma la parte importante è riuscire ad ascoltare anche in senso più generale quelle che sono le sue paure, i suoi timori, perché come diceva Attilio, riuscire a capire che, non so, lui ha paura di aprire la bocca, ha paura di sentire, no, il rumore del trapano, eccetera. Quindi magari raccontandogli anche cosa andrà a vedere, cos'è che andrà a sentire, fargli provare sulla mano, certo, i piccoli oggetti, fargli sentire che cosa poi succederà all'interno della sua bocca, queste sono cose che lo tranquillizzano. Un'attenzione particolare va data alla mamma o al papà, più generalmente, più spesso sono le mamme, ecco, che li accompagnano, però a vedere il livello d'ansia della mamma. Quindi lo psicologo, Alessandro, che cos'è che può fare per aiutare il paziente a vincere l'ansia? Che cos'è l'ansia? Allora, lo psicologo cosa può fare per aiutare il paziente rispetto all'ansia? Può fare molto, credo, nel senso che, per esempio, nella specifica, per esempio, io mi occupo delle psicoterapie intensive dinamiche breve, noi lavoriamo molto con il corpo del paziente, nel senso che aiutiamo il paziente a riconoscere i propri segnali d'ansia. I propri segnali d'ansia in realtà è una conoscenza fisiologica che tutti dovremmo avere. I segnali d'ansia principali passano attraverso tre vie nel nostro corpo, che sono quello muscolo-scheletrica, quindi significa che c'è un'ansia gestibile, e questo ci accade mentre stiamo parlando, magari gesticoliamo, come in questo momento qua, delle tensioni che si possono avere, si scaricano attraverso il muscolo-scheletrico. Ecco, la domanda che magari un paziente fobico, ansioso vorrebbe porti è questa: può ricevere beneficio o un aiuto nell'affrontare la seduta odontoiatrica un intervento di psicoterapia? Assolutamente, se è finalizzata, e se ovviamente, perché poi quando si parla di fobie e di quant'altro, questo può diventare per il paziente anche un'occasione per andare a vedere cosa c'è sotto questa fobia, naturalmente, però qui non trattiamo questo argomento. Ma senz'altro è importante aiutare il paziente a riconoscere. Esistono delle psicoterapie brevi finalizzate a superare alcuni tipi di fobie, tra cui assolutamente quella... Sì, assolutamente esistono diverse tecniche, diverse anche di orientamenti di scuole anche diverse, insomma, che possono aiutare sicuramente a superare queste difficoltà. Allora, il vissuto del paziente nei confronti del proprio cavo orale, e quindi questo senso di violazione o di invasione che il paziente concede all'odontoiatra per motivi terapeutici, talvolta ha anche un immaginario onirico. Ecco, vorrei chiedere agli psicologi che cosa significa quando uno si sogna i denti o di perdere i denti. C'è un archetipo che attiene ai denti? Allora, comunemente si pensa che... È un sogno ricorrente. È un sogno ricorrente, si capita a moltissime persone ed è molto interessante. Noi i sogni vengono portati spessissimo, i bambini li portano spesso, ma anche gli adulti. Quando qualcuno sogna i denti, lui può sognare in varie forme. Generalmente si pensa che sognare di perdere i denti voglia dire che muore un parente, ok? In realtà... è molto più complesso, perché ha a che fare con gli aspetti di castrazione. È come se ci si sentisse castrati in alcuni ambiti, per esempio quello familiare, quello professionale o anche quello sessuale. Quindi quando una persona sogna di perdere i denti, ha a che fare con una perdita, ok? E quindi è come se io perdessi degli aspetti di potenza, però potrebbe essere anche legato a una paura di invecchiare, per esempio, no? Oppure ad un calo di forze e di energia fisica. Però posso anche sognare, per esempio, di perdere i denti e che poi questi mi ricrescano. Per esempio ha a che fare con i denti da latte del bambino, no? Allora, in questo caso noi possiamo ricorrere al bisogno di quella persona in quel momento di una maturazione, quindi la perdita dei denti da latte, quindi una nuova maturità per degli eventi che gli stanno accadendo, oppure dall'altro lato il fatto di una regressione, quindi di tornare in qualche modo ad essere un lattante senza denti, e quindi bisogno di coccole, bisogno di una regressione più primitiva. Ancora posso sognare di ingoiare i denti. Allora, se ingoio il dente è perché ho detto qualcosa e me ne sto pentendo, vorrei rimangiarmi quello che ho detto. Okay. Altrimenti ancora posso sognare di avere qualcuno che mi strappa dei denti, mi toglie i denti, ecco il dentista in questo caso, no? Qualcuno mi toglie i denti, oppure ho dei denti marci.
e in quel caso è perché ci sono degli aspetti del carattere che vorrei estirpare, che vorrei eliminare, no? E quindi il dente ha a che fare sempre con questo aspetto di togliere. Ancora, se sogno di avere i denti sporchi oppure i denti marci che si vedono, qualcosa di imbarazzante, denti gialli, denti neri, ha a che fare con qualcosa di imbarazzante e quindi con qualcosa, alcuni aspetti di me di cui mi sto vergognando in quel momento lì, che vorrei magari rivedere. Si identifica moltissimo nella dentatura. Sì, la dentatura è importante, e infatti quello che dicevi anche prima, no? Che apro la bocca e c'è questo immaginario di questo vuoto, di questo buco nero che poi quando proviamo paura in realtà diventiamo tutti piccini, ha a che fare comunque con qualcosa di primitivo, orale. E di orale. Anche la donna incinta, per esempio, spessissimo, un sogno molto frequente delle donne incinte di perdere i denti, ha a che fare con la perdita del bambino che sta per nascere. E anche lì, più o meno doloroso è il sogno, quindi la perdita di quei denti, ha a che fare con la paura del dolore del parto. Un altro aspetto è, per esempio, il fatto collegato al denti invece che crescono. Ebbene, se uno sogna i denti che crescono, ha a che fare con una fortuna che sta arrivando. Ecco, ecco, molto interessante questa, diciamo, simbologia onirica che sta dietro al dente. Allora, abbiamo visto come la paura del dentista sia un fenomeno ancora presente, ma che viene in qualche modo controbilanciato da una maggiore sensibilità da parte dei dentisti. E quindi nella individuazione della difficoltà del paziente, quindi nel tentativo della soluzione di questo, effettivamente si sono fatti dei passi in avanti. Ecco, adesso diciamo che nell'immaginario collettivo permangono delle immagini un po' esagerate, ma alla fine la sensazione, la percezione comune è che il rapporto sia molto migliorato. Abbiamo visto prima con i colleghi odontoiatri che la possibilità dell'uso farmacologico, sia pure con farmaci di graduale intensità, può far sopportare la seduta odontoiatrica anche a pazienti veramente fobici o a pazienti non collaboranti. Il fatto di porsi in maniera autentica tra il dentista e il paziente, senza timore di aver paura di mostrarsi deboli o fragili, credo che sia il primo passo per avere poi una terapia che sia non stressante e sia assolutamente rilassata. Allora, ringrazio i nostri ospiti, Alessandro Bellin, psicoterapeuta, psicologo, Paola Campanaro, psicopedagogista, Attilio Molino, medico chirurgo odontoiatra, e Alessandro Russo, odontoiatra, che ci hanno aiutato a comprendere e a darci qualche consiglio nel problema della paura del dentista. Ringrazio i telespettatori e vi do appuntamento a lunedì prossimo alle 17 su Telechiara. Arrivederci. Clinica Dentale è una realtà consolidata sul territorio nazionale. Avere delle grandi strutture interconnesse è il nostro must. A partire dalla sua fondazione, si è pensato a un'organizzazione capace di fornire servizi a 360 gradi nel campo della odontoiatria e specialità affini. Non solo cure, ma servizi costruiti attorno alla persona. Sempre più le nostre cliniche tenderanno a distanziarsi dal concetto tradizionale di studio dentistico, perché abbiamo i migliori professionisti con le tecnologie più aggiornate, perché ogni caso viene discusso in equipe e trattato da specialisti, perché puoi usufruire di anestesisti per rendere la tua seduta un'esperienza piacevole, perché se vuoi finire tutto in giornata, siamo convenzionati con alberghi e ristoranti, perché siamo attenti alla tua integrità attraverso sistemi di sterilizzazione unici nel nostro settore, perché il nostro call center ti ricorderà la scadenza dei richiami e potrai scegliere la sede più vicina a te, perché ti siamo vicini economicamente, non solo nei pagamenti, perché il risparmio è derivato dallo studio dei processi e non fatto sulla qualità dei prodotti, perché scegliendo noi mantieni posti di lavoro in Italia, perché siamo aperti anche quando gli altri sono in vacanza, perché abbiamo fondato una scuola. Se sei unico, non ci sono docenti che te lo possano insegnare. Perché ti aspettiamo quando finisce il tuo turno di lavoro. Perché teniamo al tuo tempo e alla qualità del tuo tempo, con la puntualità e i servizi. Perché i tuoi bambini si sentiranno a casa.
perché siamo abbastanza piccoli per chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita.